L'acqua star indiscussa della Festa del Cinema di Roma, grazie al gruppo Acea che continua a sostenere l'annuale evento cinematografico. Un ruolo da diva che viene celebrato attraverso gli occhi di giovani videomaker che hanno prodotto cortometraggi inediti che mostrano l'importanza del riciclo dell'acqua. Opere che hanno gareggiato al contest I Mille Volti dell'Acqua, promosso ed organizzato dal gruppo Acea in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma. Il contest nasce dall'idea appunto di promuovere una comunicazione efficace sul tema del riuso dell'acqua, sul tema della ridotta disponibilità della risorsa. Per quanto riguarda il processo di selezione del vincitore, c'è stata tutta una struttura di giuria a vari livelli che ha portato poi a individuare questo corto che è molto simpatico e sicuramente è molto efficace nell'esporre l'importanza di questo tema. A vincere il contest è stata l'opera di Davide Salucci, che ha ricevuto il premio speciale Gruppo Acea. Il suo cortometraggio, con un protagonista un robot che pulisce una piscina, è stato poi proiettato assieme agli altri due finalisti nel corso di un'iniziativa tenutasi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sono felice che sia piaciuto, quindi e sia passato il tema. I robottini mi facevano sempre un po' tristezza perché lavoravano in continuazione, quelli che vedevo insomma nelle case dei miei amici che hanno una piscina, e dall'altro però facevano un lavoro molto utile, e quindi ho detto sarebbe bellissimo usare un robottino per renderlo protagonista di una storia. Un rapporto viscerale, quello che lega l'acqua all'immaginario del grande schermo, che vede quindi Acea impegnata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica al recupero, al riciclo e al riuso della risorsa idrica. Un lavoro che porta avanti anche all'interno della Festa del Cinema di Roma, attraverso numerose iniziative che si affiancano al contest I Mille Volti dell'Acqua. C'è un legame naturale tra Acea, noi come operatore principale sul tema dell'idrico, abbiamo voluto rafforzare legando il tema dell'acqua al cinema per due motivi, che sono il primo che il cinema spesso è precursore di quelli che sono dei trend e sicuramente quello della conservazione della risorsa idrica sta diventando sempre più un tema a livello planetario, e l'altro il fatto che poi per anche banalmente per produrre ormai anche i film dal punto di vista digitale c'è un tema di uso dei server, di uso di tutta la tecnologia che sono dei grossi consumatori di acqua. L'obiettivo è appunto, attraverso queste iniziative, come ce ne sono altre, di sensibilizzarli sull'attenzione e le modalità di avere cura della risorsa.